la forza di musicisti come Jimi Hendrix sta nel fatto che anche se non ti piace, anche se non l'hai mai conosciuto, anche se non l'hai mai incontrato nel percorso musicale, io purtroppo sono vecchio, però non così tanto, vabbè. Sta nel fatto che, appunto, pure se non l'hai studiato, pure se non hai voluto approfondire il suo linguaggio, se ti piace la chitarra elettrica, se ti piace il mondo del rock blues, inevitabilmente suoni un po' come Hendrix, magari, però ha influenzato un po' tutti quelli che nella propria vita hanno preso in mano una chitarra elettrica, perché anche nelle cose che poi abbiamo appreso da altri chitarristi, pure il mio percorso da chitarrista ha fatto un percorso strano, sono arrivato a Hendrix dopo, quando ero ragazzino mi impazzivo per Stevie Ray Vaughan. Poi un bel giorno ho detto, cazzo, io però devo approfondire quello che combinava Hendrix prima, perché poi tutto sommato quello ha preso quasi tutto da lì. Ma in effetti anche se ascolti chitarristi come Van Halen, ma come, boh, non lo so, tutti quelli che vi possono venire in mente da 50 anni a questa parte, devono un tributo a Hendrix, come anche noi poi stasera questo tributo lo facciamo anche male, ma nel senso che è proprio un nostro debito che sarà per sempre. È un caso che c'ho la chitarra bianca, non mi preoccupo, non l'ho scelta apposta. No. Forse è meglio non parlare, comunque vabbè. È un vero piacere vedere tante persone, è un vero piacere suonare con questi due mostri della ritmica. Poi dopo con calma ringrazieremo tutte le persone che hanno voluto buttarsi in questa avventura e che hanno voluto rischiare mettendo tre disgraziati come noi sul palco. La prossima canzone si chiama Crosstown Traffic. Go.